Sebastian Gutuman, 23 anni, aveva trovato rifugio a Pamplona, la città spagnola famosa per la corsa dei tori, sfuggendo così all'operazione Perseverant. La retata del 29 febbraio scorso, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che coordinati al procuratore Emanuele Crescenti e dal sostituto procuratore Davide Lucisano della Procura di Palmi, avevano fatto luce sui flussi di droga tra giovani della piana di Gioia Tauro. A dare avvio alle investigazioni dei militari dell'Arma in quell'occasione era stata la denuncia sporta dal padre di una giovane assuntrice di sostanze stupefacenti che, vista la brutta china che stava prendendo la figlia, aveva deciso di deporre l'orgoglio di genitore e confidare la dipendenza della ragazza ai carabinieri delle stazioni di Taurianova e San Martino di Taurianova. Gli approfondimenti successivi fatti dagli investigatori, avviati nel marzo 2020 e concluse 20 anni dopo, accertavano i timori dell'uomo, riscontrando l'esistenza di un florido mercato della droga Leggera e pesante con base a Torriano e ramificazioni a Rosarno, Platie e Giocarne dove avevano base i fornitori del narcotico. Sottrattosi fortuitamente all'arresto e convinto di essere ormai fuori dal raggio d'azione dei militari dall'arma, il catturato e la sua famiglia conducevano a Pamplona una vita normale in totale anonimato. Non immaginavano distanti migliaia di chilometri dalla Calabria di avere comunque il fiato dei carabinieri sul collo. Già prima delle catture, infatti, gli investigatori erano riusciti a bucare il cervello. Di telefoni, citofoni utilizzato dal Gutman e dai suoi correi e ne monitoravano la quotidianità. Non è così sfuggito loro. Quando la madre dell'odierno arrestato, parlando con un parente, ha rivelato di aver lasciato l'Italia e di essere in Spagna. Immediata l'attivazione del servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell'Interno, che presi i contatti con la controparte spagnola, ha permesso lo scambio di informazioni tra cadambinieri e gendarmi della Guardia Civile. Ed è così che, in forza al mandato d'arresto europeo emesso al Tribunale di Palmi per il ricercato 23enne, sono scattate le manette. Ritornato ora in Italia attende il processo, sottoposto a misura cautelare. Con Gutuban, i carabinieri hanno assicurato alla giustizia tutti gli indagati dell'operazione Perseverant, colpiti dal provvedimento restrittivo del Gip di Palmi.